La delega prevede interventi di riforma, revisione, sia degli archi, dei compensi spettanti ai concessionari, sia ovviamente del prelevo per arrivare uno, del prelevo della tassa che lo Stato preleva sulle giocate. L'accenno che stavate facendo adesso, se sul margine o sulla giocata, è un dibattito molto interessante e su questo dovremo confrontarci anche in sede tecnica nel momento in cui stenderemo la prima bozza di decreto delegato. Non ci sono posizioni preconcette, c'è una disponibilità a ragionare, di ricercare soluzioni efficienti. Dal punto di vista, non sfugge a nessuno che qui c'è un mercato, sfugge sicuramente a voi, presa del gioco, evidente che è un approccio imprenditoriale, ed è giusto che sia così, perché poi l'esperienza di questi anni insegna che o si innova o il gioco poi stanca, perde domanda, viene cannibalizzato da giochi nuovi. Questo del gioco è un settore in cui il cambiare dal punto di vista del giocatore sembra essere una componente importante della sua attitudine verso il gioco, e quindi qualcosa di cui si deve tener conto. Deve tener conto in modo flessibile, ma nell'ambito di un quadro generale che deve essere ordinato